In ricordo dell'assessore regionale Raffaele Del Cogliano e del suo artista Aldo Iermano, assassinati dalle Brigate Rosse il 27 aprile del 1982 a Napoli, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e la consigliera Loredana Raia hanno deposto questa mattina una corona di alloro in via Marina a Napoli davanti alla targa che ricorda l'assassinio dell'ex assessore regionale al lavoro della Democrazia Cristiana. Presenti anche alcuni familiari. Il brutale assassinio viene attribuito agli stessi componenti delle BR che uccisero il vicequestore di Napoli Antonio Ammaturo. Nella seduta consiliare che si terrà il 3 maggio alle ore 15, poi l'Assemblea legislativa campana osserverà un minuto di silenzio in segno di commemorazione. Sono 40 anni che Del Cogliano e Ermano hanno dato il loro sangue, credo in un momento difficile e brutto per la nostra regione, per il nostro paese. Era ancora il momento del terrorismo. E loro hanno sacrificato la loro vita per i valori delle istituzioni. È giusto che a 40 anni le istituzioni ricordino queste due persone che sono immolate nell'attività istituzionale che loro reggevano. Sono stato sollecitato da Libera, per la verità. Libera ha dato un input che ho colto insieme all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e subito abbiamo messo in piedi un'iniziativa che credo debba essere un'iniziativa che dovremmo fare ogni anno.